Come avevo modo di raccontare a Matteo e Michela prima, siamo arrivati al terzo appuntamento di questo triplice webinar, che è la trasposizione online di un laboratorio che nei nostri piani originali avremmo dovuto svolgere in locale, in presenza, a Trieste. Si tratta della seconda tappa di questo percorso che abbiamo chiamato Fuori dalle Bolle, che è realizzato da una partnership composta da CILD e da Osservatorio Balcani Caucaso. Qui di CILD, appunto, c'è Andrea Menapace che ha aperto questa serie di tre webinar. Il tema, come dire, che sottende a questo percorso, parte dalla consapevolezza, parte intanto dalla lettura, come dire, di una ricerca che abbiamo presentato nel primo appuntamento, che è la ricerca di Ipsos Italia Frammentata, che delinea uno scenario, italiano, della popolazione, della percezione del tema migratorio, ma in generale più del tema della solidarietà estremamente frammentata. È una ricerca che è utile, crediamo, per tutti quelli che si occupano, che nel terzo settore si occupano un po' di partecipazione civica e di progetti di inclusione, perché ti aiuta a fotografare un pochino meglio qual è il contesto in cui operiamo e qual è, il target anche a cui idealmente dovremmo provare a rivolgerci, ovvero questa porzione di popolazione anche molto ampia, quasi la metà della popolazione italiana, che sono è il medio indeciso sostanzialmente, quindi persone che hanno anche una predisposizione al tema dell'accoglienza dei richiedenti asilo, della solidarietà, ma non hanno un posizionamento netto, deciso, marcato, ideologizzato, come magari ce l'ha il mondo, come dire, già più attivo nel terzo settore. Il progetto di per sé si inserisce in un filone di progettuale a livello europeo che punta a tematizzare e a contrastare dove possibile la contrazione dello spazio civico, quindi l'espressione inglese dello shrinking del civic space, che è un'analisi e un'osservazione che è stata fatta da una serie di fondi europei molto importanti, guardando soprattutto a quello che stava accadendo in alcuni paesi dell'Europa, in particolar modo dell'Europa dell'Est, dove c'è stata una progressiva nel tempo contrazione dello spazio di partecipazione civico a fronte di politiche, di narrative pubbliche tendenzialmente sempre più osteggianti e criminalizzanti il lavoro dell'NGO, il lavoro del terzo settore e di un certo tipo di attivismo che guarda a modelli inclusivi di accoglienza degli stranieri, ad esempio nei nostri territori, e di politiche locali. L'Italia rientra tra i paesi attenzionati da questo fondo. Non siamo forse per certi versi come dire, comparabili a paesi che vivono in modo più drammatico politiche di contrazione della partecipazione dello spazio civico, pensiamo all'Ungheria, ad esempio, alla Polonia, ma il nostro paese è stato messo un po' sotto la lente di ingrandimento, diciamo, soprattutto nella fase in cui al Viminale, al Ministero degli Interni, sedeva Matteo Salvini. In realtà, ben prima di questo passaggio politico nazionale nostro, abbiamo assistito tutti noi ad un cambio molto drastico del racconto del lavoro dell'NGO, che sono passate da come dire, decenni in cui i ragazzi del terzo settore venivano guardati come i bravi ragazzi di parrocchia che fanno un lavoro, come dire, di supporto al welfare statale e al processo di integrazione molto importante. A un certo punto, diciamo, dalla narrativa dei taxi del mare in poi, si è assistito sostanzialmente all'emergere di una contronarrazione fortemente scettica, sospettosa, nei confronti del lavoro fatto da tanti volontari attivisti dentro il Mediterraneo e poi sui nostri territori. Questo chiaramente è coinciso con lo scoppio, diciamo, di un'emergenza che poi non è un'emergenza, ma è un processo, come sappiamo, sistematico, strutturale ed epocale che vive il nostro paese. Quello che abbiamo fatto col progetto è stato provare ad analizzare, grazie all'Osservatorio Balcani Caucaso, facendo delle mappature e un'analisi media di come cambiava la narrazione anche a livelli locali, quindi non soltanto sul piano nazionale, ma andando a fotografare quattro città che abbiamo ritenuto particolarmente, come dire, esemplificative di territori, di contesti, border, diciamo, su confini, o che hanno vissuto, come Ferrara, che raccontavo prima, dei cambi di amministrazione politica molto molto forti, che hanno usato il tema della migrazione come una tematica perno attorno a cui far orbitare le campagne elettorali e poi il cambio di colore
colore politico, diciamo, del governo locale. Trieste era la seconda tappa su cui ci saremmo dovuti rivolgere, guardando chiaramente a tutto quello che è il fenomeno della rotta balcanica. Ieri si è parlato molto di più di questo tema. Oggi ci piaceva chiudere questo percorso guardando un pochino a esempi di come si sono costruite delle narrative o delle progettualità anche locali all'interno, al di fuori, diciamo, di un frame classico, provando a raccontare in modo diverso o agire in modo diverso la tematica migratoria. A farlo con noi ci saranno Michela Locati e Matteo Moretti. Michela, con cui abbiamo collaborato tanto e bene negli ultimi anni, è stata una delle protagoniste del lavoro fatto con Solo in Cartolina, dai Creative Fighter, che è questo gruppo appunto di creativi che ha dato il là a questa campagna di comunicazione, di sensibilizzazione, che ha avuto, credo 2 anni fa, Michela, se non sbaglio, che ha avuto un impatto mediatico molto alto, ma che poi ci racconterà lei bene e ci diremo anche perché appunto abbiamo scelto questo esempio. E poi Matteo Moretti, come dire, il cui suggerimento per l'invito di questa occasione mi deriva dalla lettura di questo libro, che tra l'altro vi consiglio, questo momento Marchetta, Social Design, che è il frutto del lavoro fatto dal progetto Design for Migration, che è un collettore, sostanzialmente una collezione di 20 progetti, almeno nel libro ce ne sono 20, non ricordo adesso se anche sul sito sono 20, di progettualità locali di design che hanno usato, diciamo, il design sociale, il design progettuale per appunto costruire nuovi spazi di partecipazione e di inclusione. L'altro motivo per cui sono molto contento di avere Matteo con noi è che di lavoro è un information designer, cioè una persona che si occupa, per dirla semplice, di usare i numeri, tradurre i numeri e renderli leggibili a tutti noi, perché non siano soltanto, come dire, dei codici freddi per interpretare la realtà, ma possano dirci qualcosa. Ed è interessante questo aspetto perché proprio Andrea Menapace, nell'aprire il primo incontro, parlava anche della transizione di CILD dallo sviluppo del progetto Design for, non Design for, for Migration, ma Open Migration, come piattaforma che utilizzava i dati sulla migrazione per favorire uno storytelling più accurato rispetto a quello che stava accadendo. Dall'altra parte, diciamo, nell'arco degli ultimi anni è ormai diventato di dominio pubblico, di consapevolezza pubblica, il fatto che i dati da soli non bastano e che spesso il dato non è di per sé uno strumento abbastanza forte, abbastanza convincente per riorientare l'opinione pubblica, ma che il dato chiaramente deve essere una parte di una narrazione più ampia, che ha poi degli elementi di empatia, di creatività, di storie personali che vanno tenute dentro. L'ultimo appunto che metto è quello che ha inserito Marco Binotto nel primo incontro. Lui era stato già nostro ospite insieme a Chiara Ferrari a Ferrara, gioco di parole. Marco ha raccontato un po', ha fatto vedere intanto come è stato raccontato il fenomeno migratorio nel nostro paese dai media, che hanno certamente una responsabilità nel far penetrare all'interno dell'opinione pubblica e dell'immaginario collettivo alcune parole chiave e alcuni frame interpretativi, sicuramente quello securitario, quello criminalizzante. L'aspetto interessante è che noi tutti, che anche se non ci occupiamo di migrazioni in senso stretto, però ci occupiamo di favorire, di promuovere la partecipazione dei cittadini, dobbiamo appunto avere quell'accortezza di saper riconoscere il frame interpretativo in cui siamo dentro, cioè gli occhiali con cui guardiamo al fenomeno migratorio, quali sono i punti forti, come dire, secondo noi, delle nostre argomentazioni, delle nostre narrative, ma provare anche a rimuovere questi occhiali o di assumerne degli altri per provare a osservare il fenomeno dal punto di vista di chi invece crediamo o riteniamo abbia un'opinione diversa dalla nostra. La cosa interessante che ci lasciava Marco era il suggerimento di non inseguire i pattern, diciamo, gli schemi narrativi e linguistici delle nostre controparti. Lui faceva l'esempio della casa, che è stata parte di uno slogan, come dire, della fazione più nazionalista o securitaria, dall'aiutiamoli a casa loro in generale all'utilizzo della casa come immaginario per delimitare dei confini, una sicurezza, un nucleo familiare e intimo da proteggere, da non deturpare, ecco, da pressioni e presenze esterne.
il suo invito era quello appunto di provare a destrutturare questi immaginari e usare altre immagini, facendoci anche vedere come, dal suo punto di vista, tante campagne che hanno avuto anche una buona eco mediatica abbiano però scontato in partenza questo vizio, se vogliamo. Poi su questo non c'è... c'è un jet militare che mi passa sopra casa, scusate il rumore, ma da questo punto di vista è evidente che non ci sono soluzioni definitive. Stiamo, credo che tutto il terzo settore ormai da anni stia vivendo questa dimensione difficile di non riuscire ad esprimere appieno, di aver quasi timore nell'esprimere appieno quella che è la propria scala di valori, quello che è il patrimonio esperienziale di attività che vengono svolte tutti i giorni, proprio per non riuscire in qualche modo a disinnescare la critica che ci vuole buonisti o che ci vuole, come dire, più attenti a uomini e donne che arrivano dall'altra parte del mondo piuttosto che ai nostri concittadini, alle persone del nostro paese che vivono anch'essi magari in situazioni di difficoltà. Quindi il supporto che chiedo oggi a Michele e Matteo per portarci alla fine di questo percorso è proprio da una parte di raccontare quelle che secondo loro, dal loro punto di vista, sono state delle esperienze di successo che hanno degli elementi interessanti da mutuare e fare un ragionamento insieme anche appunto sull'utilizzo dei dati. Come per le altre volte, la chat è aperta, sentitevi liberi di alzare la mano con la funzione apposta dentro il tab partecipanti o di buttare la domanda in chat. Sia io che Valentina facciamo un filtro, qualcosa magari mettiamo subito sul tavolo dei relatori se è fortemente attinente con quello che stanno dicendo in quel momento, altrimenti costruiamo una sezione domande, ecco, alla fine dei loro interventi. Matteo, io partirei da te, se sei d'accordo. Non so se vuoi, se hai bisogno di condividere lo schermo. Se, dai, qualcosa, allora ci provo, perché quando condivido, ecco, ho due monitor, no? E quindi adesso vedo solo, vediamo se riesco anche a recuperare Zoom. No. Quindi voi mi sentite? Noi ti sentiamo Ok, perfettamente. Nel caso ci fossero domande o qualcosa, Se le usate, buttiamo là. parlatemi, perché non riesco a vedere la finestra di Zoom con le Non ti cose. preoccupare. Anche nel caso andassi lungo, perché probabilmente la presentazione dura più dei, credo sono 20-25 minuti a testa, giusto? Indicativamente, ma ti Sì. placchiamo noi nel caso. Dai, voi placcatemi. Niente, allora ho cercato di fare un ragionamento mettendo insieme un po' di cose. Cioè, da un lato c'è Design for Migration, che è uno degli ultimi progetti fatti, e dall'altro però, secondo me, c'era un caso studio interessante, che era quello della Repubblica Popolare di Bolzano, che è un progetto quasi ironico, ma in realtà che ha avuto anche dei risvolti seri, e devo dire che effettivamente ha funzionato nel far ritrattare un certo tipo di narrazione e, crediamo, anche nello smuovere quello che tu dicevi prima, il famoso la maggioranza silenziosa, queste persone indecise che sono sui social, non prendono parte e magari ogni tanto si riesce a motivarle. Dico forse perché ovviamente non abbiamo i dati per dirlo, abbiamo dei dati che ci indicano qualcosa. E passo giù velocemente al progetto, così intanto... Vabbè, niente, questa non c'entrerà. Design Stu, adesso ho Noi non fondato uno vediamo studio ancora lo schermo, però. fantastico. Ecco, già il primo, grazie mille, perché ero dimenticato. Vedi, sono 2 mesi di lockdown a fare smart education, smart work, e poi già rimosso tutto. Eccoci Si vede qua. adesso lo Vediamo schermo dei con... leoni No, adesso. ho sbagliato schermo, abbiate pazienza, che esco comunque da 6 ore di lezione e non aiuta. Ok, ce la posso fare. Vai, vai. Ok, ci Ok, siamo. vediamo le slide, sì. Perfetto. Ok, design, dati e narrazioni. Da gennaio abbiamo fondato questo studio dove ci occupiamo proprio di creare esperienze informative, che è diciamo, un concetto che non so bene se esistesse prima. Che cosa vuol dire brevemente? Che da un lato abbiamo l'informazione che per sua natura è indiretta, viene scritta o ci viene detta da qualcuno, noi la leggiamo, è sempre indiretta, appunto. L'esperienza invece è diretta, è qualcosa che ci colpisce in prima persona, passa attraverso di noi. E soprattutto le esperienze tendiamo a ricordarcele, sia positive o negative. Quindi l'idea che nasce su questo concetto è come questa idea di unire o di accorciare almeno la distanza tra informazione ed esperienza è come sviluppare progetti di design che siano quindi immersivi e coinvolgenti, in grado di restituire una parte dell'esperienza che l'informazione racconta. O, per farla più breve, vabbè, qua c'è tutta una cosa, insomma. Un'esperienza non è detto che sia per forza di graphic product o information design. Alla fine si deve ragionare sui pubblici, su quali sono le esperienze che già il pubblico ha, sulle quali costruire e che possono fare uso anche di dati.
Dico anche perché appunto, giustamente tu dicevi sono information designer, ma io per primo lavoro con i dati, ma sono anche il primo scettico nei confronti dei dati. Soprattutto perché quando si parla di dati quantitativi, che sono numeri, e sono abbastanza deboli nel raccontare poi quello che è la complessità sociale. Quando si parla di persone, i numeri sono abbastanza deboli. E soprattutto la realtà, quando si cerca di raccontarla, è molto più complessa rispetto appunto a come viene raccontata. In questa immagine cercavo un po' di raccontare questo scollamento tra classica situazione in cui compri un gelato, ti aspetti che ci sia Spider-Man, poi lo tiri fuori ed è mezzo sciolto e c'è una delusione pazzesca. Ed è sempre così. Non so se vi è mai capitato anche col cornetto, quando lo tirate fuori, che il pezzettino in fondo rimane dentro. Sempre questa delusione, perché la realtà è molto più complessa e inutile. Ed è impossibile approcciarla e raccontarla, bisogna mettersela via. Quello che possiamo fare innanzitutto è abilitare un po' un pubblico più ampio a capire che la realtà è complessa. È impossibile spiegarla, ma almeno fargli capire che non è solo bianco o nero, ma ci sono molti più fattori che intervengono nella percezione o nel racconto di un fenomeno, con l'idea di ridurre il più possibile lo scollamento tra realtà e percezione. È ovvio che ognuno ha una percezione diversa dei fenomeni, è impossibile che tutti condividiamo la stessa percezione, quindi parlare di percezioni distorte è un po' paradossale perché tutte le percezioni sono individuali e a loro modo distorte, però ci sono vari gradi di distorsione. Nei momenti in cui ci incontriamo persone che credono che la Terra sia piatta, probabilmente quella è una percezione altamente distorta rispetto invece a pensarla diversamente sulle ultime elezioni. E soprattutto le percezioni distorte comportano un rischio per la democrazia. Se pensiamo come poi le elezioni europee o le presidenziali americane o le governative austriache sono andate, in cui molte persone hanno votato sotto la pressione di percezioni di venire invasi dai migranti che sbarcavano, i messicani, piuttosto che con la Brexit, idem, cioè credo Andrea viva ancora in UK e glielo dico a fare, insomma. Quindi sicuramente ci sono delle questioni politiche sulle quali si può conversare, negoziare, dibattere, però è anche vero che è stata fatta una campagna di comunicazione altamente manipolatrice, lo scandalo Cambridge Analytica è alla base di tutto questo, e che abbia alimentato percezioni sotto la quale quelle persone hanno in qualche modo impattato sulla democrazia e sulla vita di tutti. In tutto questo, uno degli strumenti con cui queste percezioni sono state fomentate è quello del fenomeno migratorio. E da qualche anno me ne occupo dal punto di vista del design, e a un certo punto ho trovato utile rendere pubblico quello che era un mio archivio personale di progetti di design che parlano di migrazione. Non solo che ne parlano, perché ad esempio i progetti che faccio io avvengono sul web e raccontano casi, raccontano storie, però in realtà ho trovato progetti molto più interessanti che in realtà vanno proprio a stimolare la creazione di nuove relazioni, da un lato, quindi che si occupano più di trasformazione sociale. Dall'altro vanno invece a includere e abilitare alla convivenza in una società europea persone che arrivano da altri paesi, quindi che tendono più all'inclusione sociale. Ci sono progetti che riescono o si muovono tra tutti e due questi poli. Uno si chiama, diciamo, tecnicamente parlando, più social design, quindi il design che tende a includere, l'altro social design è quello che tende invece a impattare, a produrre un cambiamento sociale. Ad esempio il progetto Cucula di Berlino, in cui vengono riprese le sedie di Enzo Mari e viene insegnato a questo gruppo di persone con background migrante come lavorare in una falegnameria, come creare queste sedie. Un particolare dettaglio è che poi è stato introdotto proprio da uno dei ragazzi. Lui diceva: ma queste sedie sono abbastanza brutte, perché non mettere un dettaglio, ad esempio, del barcone con il quale siamo arrivato, che era tutto colorato? E da lì l'intuizione di recuperare dal famoso cimitero delle barche di Lampedusa alcuni assi di legno e inserire un elemento che diventa fortemente narrativo e oltre che emotivo in queste sedie. Quindi da un lato questi ragazzi imparano, e anche ragazze, a un mestiere, a fare dei mobili, e allo stesso tempo all'interno c'è anche una scuola di tedesco, una scuola di orientamento al lavoro e così via. Dall'altro
questi prodotti vengono messi in vendita e le persone che li ricevono si ritrovano in mano non un semplice sgabello, ma uno sgabello che ha tutta una sua storia e che in qualche modo, non dico che parli per sé, ma quasi, perché è un oggetto unico che può esistere solo grazie a quella dimensione storica, sociale e culturale. Un altro progetto molto divertente è Lampedusa Cruises, dell'artista che è lì al centro, Teun Castellin. Anche qua la dinamica della coprogettazione è risultata fondamentale. La sua idea iniziale era quella di fare un evento un po' alla Banksy. Lui vive ad Amsterdam, dove ci sono i famosi canali, dove ci sono le barche che fanno i tour nei canali. La sua idea era quella di creare una sorta di situazione in cui una nave di migranti passava per i canali. I ragazzi coinvolti si sono rifiutati, dice: noi non vogliamo essere rappresentati così, cioè abbiamo già sofferto, siamo fatti un sacco di fatica e di stress, noi vogliamo essere rappresentati per quello che siamo, persone che vogliono vivere qua, che cercano di ricostruirsi una nuova vita. E su questo è molto interessante, appunto, come spesso poi l'approccio del designer: io sono il designer, c'ho un'idea, voi fate così. Ma in realtà quando lavori con le persone e con certi tipi di persone è fondamentale includerle nel processo di progettazione affinché siano loro a determinare come vogliono essere rappresentati, se no continuiamo anche a reiterare un certo schema che sta caratterizzando tutta la nostra società. Quindi l'idea qual è? Quella che è nata è che hanno preso una barca arrivata da Lampedusa, l'hanno resa elettrica affinché potesse navigare nei canali. I ragazzi che lavorano sono stati istruiti affinché possano condurre l'imbarcazione, parlare in pubblico, e loro offrono dei tour dei canali come tante altre imbarcazioni, solo che la nave è i famosi barconi, e ovviamente la storia che questi, in realtà molti sono siriani, migranti siriani, raccontano è quella della città, ma con un certo accento sul ruolo che le migrazioni storiche hanno avuto nello sviluppo di Amsterdam. Quindi da un lato è proprio uno storytelling immersivo, perché oltre al fatto di essere immerso è fatto su un barcone da persone migranti che ti raccontano la storia di altri migranti all'interno della città. Allo stesso tempo un po' l'effetto che l'artista voleva raggiungere lo ottiene comunque, perché anche se tu cammini e non sei sul barcone ad ascoltare le storie, vedi una situazione del genere che inevitabilmente ti comincia ad aprire una serie di riflessioni. Un altro progetto interessante, senza peli sulla lingua, dell'attivista femminista Maddalena Fragnito. Lei si è rivolta a un gruppo di donne che già studiavano italiano in una scuola di Milano e ha usato il mezzo del cucito perché ha scoperto che era l'unica pratica comune a donne che venivano da paesi e culture diverse. Ha usato quindi questa pratica prima come strumento di facilitazione per far emergere tematiche, sciogliere nodi, anche questioni delicate legate alla famiglia, alla sessualità e così via. Dopodiché queste cose che sono uscite sono state verbalizzate su dei fogli e allo stesso tempo ricamate dalle stesse donne. Quindi prima era un gruppo di, diciamo, ricamo dove si cucivano cose un po' a caso, e dopodiché invece è stata usata la stessa tecnica per imprimere queste parole, questi concetti su delle t-shirt che sono state rimesse in vendita. Questa nel caso è la storia di questa signora, vediamo un po' se la troviamo, quella a sinistra del cartello, che mi raccontava proprio quando ho comprato quella t-shirt con scritto spaesata, che lei vive a Milano da 20 anni, a un certo punto suo marito decide che vogliono che divorziano, quindi lei istintivamente torna in Marocco, e quando torna in Marocco dopo 20 anni si rende conto che lei non ha quasi niente in comune con la società marocchina attuale e si sente spaesata, istintivamente torna a Milano dove ovviamente si sente spaesata anche lì. E quindi racconta un po' il fenomeno dello spaesamento che è comune a molte persone, non solo poi persone che hanno lasciato il paese, anche possiamo immaginare i figli adottivi, ad esempio. Ultimo progetto, Talking Hands, che è iniziato in questo modo a Treviso. Potete già immaginare la situazione di Treviso, nella caserma in cui c'è un centro sociale, Django, che ha cominciato a creare questi laboratori di falegnameria con ragazzi con background migratorio. Uno dei primi progetti sono state queste casette chiamate Rifugiati, casette per far giocare i bambini. La cosa interessante non è la casetta in sé, ma il processo
che sta dietro. Cioè, i ragazzi quando dovevano costruire dovevano andare in autonomia a comprarsi il legno, in autonomia a comprarsi i chiodi, quindi erano forzati a uscire da, per quanto si possa chiamare una zona di comfort, ma che comunque lo era, quella del centro d'accoglienza, perché erano tutti tra di loro, esplorare nuove zone della città. Allo stesso tempo i negozianti di Treviso, potete immaginare il ferramenta, che si vede entrare 10 ragazzi di colore, se avesse avuto un revolver avrebbe già messo la mano sopra, e si vede entrare questi ragazzi una volta, due volte, tre volte, la quinta volta, capisce che non voleva niente di più che i chiodi o la vernice, e si creano nuove relazioni, sono diventati quasi amici, mi raccontava. Allo stesso tempo questi prodotti vengono messi in vendita, in alcuni casi sono stati anche donati a delle scuole, e nuovamente gli artigiani che l'hanno costruiti sono quelli che poi lo portano di persona, nuovamente si creano o almeno si vanno a stimolare nuove relazioni sulla città. Dalla falegnameria adesso sono passati non più, prima i cappotti, adesso fanno dei vestiti molto belli sempre usando il wax africano e sono diventati praticamente delle star internazionali. Questo progetto ormai ne parla Eldecor, Rio Donna, perché il fashion comunque è uno strumento molto potente. E poi l'ultimo progetto che vi volevo raccontare è quello di Stregoni, di questi due DJ, due musicisti, che Stregoni viene chiamata la band più numerosa del mondo perché non è una band con componenti fissi, ma questi due musicisti che sono Johnny Mox e Above the Tree andavano in tutti i centri d'accoglienza d'Italia ed Europa a creare in un weekend un concerto anche per sfatare il mito che tutti gli africani, che poi non erano solo africani, c'erano anche persone asiatiche, ma che tutti gli africani sanno ballare e suonare benissimo, non è assolutamente vero, anzi erano spesso molto intimiditi di colpo passare dalle zone d'ombra a essere celebrati su un palco. Ma la cosa bella era che questo performance, diciamo, era generata tramite le suonerie dei loro cellulari, quindi il cellulare, che è l'oggetto iconico anche di questi fenomeni migratori, diventava ancora una volta l'oggetto centrale, perché proprio le suonerie contengono poi i campioni della musica tradizionale. Ed è così che questi ragazzi si ritrovano a creare un sound system per la cittadinanza. E quello che dice poi Johnny Mox è che questo non è un concerto, ma è una messa in scena del processo di integrazione, nel senso che ci si può integrare solo se c'è la volontà da entrambe le parti. Se questo non avviene, non succederà mai da solo, in maniera autonoma. E quindi questo concerto, che all'inizio parte sempre in maniera un po' traballante, perché le persone non si sentono a loro agio, e il pubblico in qualche modo deve anche dargli forza e supporto, poi finiscono sempre in una grande festa dove tutto fluisce. E niente, questo è quello che è stato Design for Migration. Ho ancora 5 minuti, spiego brevissimamente quello che fa, di cui mi sono occupato all'origine di tutto, col progetto della Repubblica Popolare di Bolzano. Come abbiamo provato a raccontare la complessità? Cercando di offrire più punti di entrata sullo stesso argomento, quindi diciamo tre principali discipline, giornalismo, design e antropologia, hanno lavorato assieme fornendo punti diversi sullo stesso fenomeno, proprio integrarsi uno con l'altro. Da lì è nato la Repubblica Popolare di Bolzano, un progetto nato nel 2015 che cercava di sfatare, no, 2014, che cercava di sfatare il cliché di un'invasione cinese a Bolzano, che farà ridere. Soprattutto faceva ridere me, che sono di Milano, dove c'è una Chinatown che si è anche autoproclamata così, ma esiste dal 1900, agli inizi del 1900. Bolzano, la prima migrazione cinese è arrivata intorno agli anni 70, non è arrivata nel 2012. Nonostante questo c'era una narrazione, vado veloce su alcune slide, c'era una narrazione che continuava a insistere sul fatto che tutti i negozi, tutti i ristoranti stanno diventando cinesi e così via. Al punto che anche quando voi scendete dal treno ci sono a Bolzano una serie di chioschi che vendono, diciamo, cibo identitario, cioè i classici bratwurst, currywurst, perché qua la cucina è in qualche modo ispirata al mondo germanico, e il primo era gestito ad esempio da Yang Wei Chen, un ragazzo che ovviamente è arrivato a Bolzano che aveva 3 anni, quindi lui diceva: per primo mi sento più italiano / bolzanino che cinese, quindi a me piace cucinare wurst, punto, questa è la cosa. Quello che per me sembrava però ai miei occhi un evidente segno di integrazione, per molti era un segno, un'ulteriore conferma di invasione. Anche il nostro cibo identitario adesso è fatto dai cinesi, cioè ci hanno tolto anche quello, non gli bastava fare i loro ristoranti cinesi. E come sempre appunto la questione delle percezioni
è proprio evidente in questo caso, anche senza dover parlare, senza fargli aprire bocca, già guardarlo, il suo corpo parlava per sé e diceva cose diverse in base agli occhi di chi lo leggeva. Quindi quello che abbiamo cercato di fare è stato aprire una finestra sulla comunità cinese e la prima cosa che abbiamo fatto è ricercare i dati. Quindi quanti sono i cittadini con passaporto cinese a Bolzano? L'Astat, che è l'istituto di statistica, lo diceva subito. Sono lo 0,6%. Bastava questo numero per sfatare qualsiasi percezione, qualsiasi narrazione, ma in realtà, come si diceva prima, non è servito a niente, perché questo numero è un dato, tra l'altro, pubblico, che chiunque può andare a recuperare. Se andate a vedere i dati economici, quante sono state le aperture dei negozi, esce un dato interessante, che nel 2010, anno in cui è partita poi questa narrazione, c'è stato un picco di aperture, perché sono stati anche gli anni della nuova ondata, diciamo, migratoria cinese, in cui o sono arrivati o anche la classe imprenditoriale era più istruita, quindi no, sono stati in grado di diversificare il business, non solo bar e ristoranti, ma centri massaggi, mini market, rosticcerie, negozi di abbigliamento, e questo ha fatto sì che aprissero più negozi. Comunque parliamo di 19 negozi in un anno. Cioè. Quindi quello che abbiamo fatto è stato raccontare questi dati, queste sono delle slide estratte dal sito, usando nuovamente lo stereotipo, quindi ad esempio per raccontare la differenza tra ristoranti italiani e cinesi, bacchetta o forchetta. Questo verso una fruizione che, cioè, diciamo, usiamo lo stereotipo a nostra volta, verso una delle infografiche, che poi questo è un grafico molto semplice, che sia il più autoesplicante. Però quello che vado veloce, i media locali, dicevo, perché abbiamo fatto anche un'analisi sui media, non solo sui dati, ma vediamo i dati qualitativi. Abbiamo fatto un'analisi tematica di circa 200 titoli dove compariva la parola cinesi. 2011, notizie di questo tipo. Capisco il sensazionalismo della provincia, dove non succede niente, qualsiasi cosa deve essere raccontato, ma insomma. Questa è la prima volta che compare la parola Chinatown, che era abbastanza curiosa, oltre ai dati che erano completamente sfalsati. Una volta è comparsa la parola megastore riferita a questo negozio di via Torino, tre vetrine. Quindi è ovvio che la percezione non si costruisce solo coi titoli, però ovviamente c'è una responsabilità da parte dei giornalisti nell'uso delle parole. Se uno dice megastore, l'immaginario è ben diverso da questo. Poi la cosa curiosa è che se uno leggeva i testi, a parte qualche raro caso, i testi erano molto diversi dai titoli, perché come sappiamo il titolista è un mestiere che è ben diverso dalla giornalista ed ha un ruolo politico. Quindi, per chiudere, questo era il migliore titolo, fra i cognomi più diffusi a Bolzano c'è il cinese Chen. Poi leggendo il testo uno scopriva che il cinese Chen era al posto numero 39 della classifica, subito dopo il calabrese Gigliotti. Però nessuno parla di invasione calabrese, o almeno ne parlavano forse 30 anni fa, e in realtà nei primi 10 non c'erano nomi cinesi, ma guarda caso il titolo riprendeva proprio il cinese Chen, che era al posto 40. Quindi quello che abbiamo fatto è stato fare un sito che usava sia dati qualitativi che quantitativi, proprio perché siamo convinti che ci sono anche sensibilità diverse. Quindi iniziava con delle schermate più a racconto globale sulle prime migrazioni di cinesi in Italia, fino ad arrivare, questa è la mappa delle attività commerciali, oltre ai dati, dove c'erano queste interviste che sono state curate non da un giornalista ma da un antropologo, e questo è un punto importante secondo noi, proprio perché il processo di un'intervista antropologica è molto più lungo, richiede molto più tempo, ogni intervistato si è incontrato dalle 2 alle 3 volte prima con l'antropologa, proprio per raccontarsi, creare una sorta di relazione di fiducia, abbassare un po' le difese, e questo ha permesso un'ora di intervista molto più intima e confidenziale, da cui poi abbiamo estratto 5 minuti. Non so se si senta l'audio, provo a far così, vediamo. Vi farò vedere un brevissimo estratto, se me lo concedete. Arrivo a casa, valigia, entro dentro al ristorante. Si sente? Avevo il piercing che non avevo ancora visto. Sì, sì. Avevo i colori completamente tinti, ma non tipo come adesso, cioè da una parte di un colore e dall'altra dell'altro. Erano proprio completamente biondi, che anch'io quando mi guardavo allo specchio dicevo, ma quello sono davvero io. Sono entrato dentro, non ho detto niente, mi sono fermato lì alla porta, al portone d'ingresso, cioè appena entri dentro dove c'è l'atrio, dove tutti mandano, arriva mia madre, mi riceve, io mi aspettavo, che ne so, insulti, cose così,
Lei con lo sguardo basso, perché questa è una differenza dell'Occidente, i cinesi tendono molto di meno a guardarti negli occhi. È una cosa che proprio non è per rispetto, è proprio per abitudine. Tendono molto di più a guardarti per il complesso. Quindi non mi ha guardato negli occhi, non mi ha guardato bene alla faccia, mi stavo guardando, poi mia madre è bassa, poverina. Dopo un 5-6 secondi mi vede, alza lo sguardo, mi fa, oddio, ma sei te? Ha chiamato mio padre per il nome e gli fa, oh, guarda tuo figlio come è diventato. Mio padre si gira e mi aspettavo delle gran botte, invece mi guarda, si è messo a ridere, tipo... c'erano altri suoi due o tre amici lì, mi hanno deriso proprio, non una risata un po' sai nascosta, proprio spudoratamente in faccia appunto, con tanto di dito puntato. È stata molto una reazione molto sorprendente, perché mi aspettavo invece una reazione un po' più brusca. Io penso che i miei genitori si siano occidentalizzati soprattutto a causa mia, perché avendo un figlio tra virgolette quasi più italiano che cinese in casa tutti i giorni, tutti i mesi, tutto l'anno, non può che avere delle ripercussioni su anche quello che è il tuo ruolo da genitore. Mi sentite? Sì. Aspetta, vado avanti. Questo video e altri anche sono stati molto più efficaci quando siamo andati a misurare l'impatto dei dati. Cioè, i dati qualitativi in questo caso hanno trionfato proprio perché le persone dicevano caspita, ma parla bene italiano. Non si sono filati quello che era il contenuto dell'intervista, che grazie a lui, grazie alla seconda generazione, che poi lui non è nato qua ma è arrivato quando aveva 3 anni. No, quello non ha interessato nessuno. La sorpresa di scoprire che un cinese non è come il tuo stereotipo che ti aspetti, perché magari lo stereotipo che tu hai in testa è stato alimentato da tutte le volte che vai al takeaway e incontri una persona che parla male italiano perché magari è arrivato da una settimana. Il fatto di poter avere uno scambio e scoprire che i tuoi stereotipi non sono così vicini alla realtà è stato dirompente, al punto che molti hanno detto caspita, non pensavo. Poi in realtà lui vende Wurstel, era quello di prima, bastava andare a comprare un Wurstel e si scopriva. Però probabilmente anche lì, se devo scegliere di comprare un Wurstel, anziché andare al negozio del cinese, vado in quello del sudtirolese, perché ci sono sempre una serie di bias. Vado sul dibattito pubblico. La cosa curiosa è che il progetto ovviamente a livello locale è stato ignorato, perché l'argomento, soprattutto dalla stampa dell'Alto Adige, che remava, abbiamo creato una contronarrazione fondamentalmente, che non diceva l'Alto Adige sta mentendo, semplicemente dicevamo noi abbiamo registrato una situazione che è molto diversa da quella che voi raccontate. Vi portiamo dati di vario tipo a supporto, poi sarà il lettore che decide chi ascoltare. Ovviamente l'Alto Adige non ha dato nessun rilievo al nostro progetto, finché è stato un colpo veramente di fortuna, Der Spiegel, il settimanale tedesco, decide di dedicare una pagina sul settimanale cartaceo. Quindi tutti i media locali, che sono molto sensibili al mondo germanico, hanno dovuto prenderne atto, e anche l'Alto Adige alla fine è stato costretto con questo titolo, che ovviamente è un po' ironico, perché lo dice l'università, che sono solo lo 0,6%, però in realtà è riuscito per una volta almeno a far ritrattare una narrazione altamente tossica. La cosa interessante è che poi è uscito anche un articolo cartaceo e su Facebook che ci ha permesso di analizzare, fare un'analisi abbastanza empirica dell'impatto su Facebook, cioè confrontando un articolo uscito in precedenza su, sempre sul tema cinesi, e analizzare il sentimento dei commenti con quello uscito sul nostro progetto. In quello precedente i positivi e i negativi erano abbastanza simili, sul nostro i positivi erano molto di più, sommando sia i commenti che i like. Questo, crediamo, è avvenuto, ovviamente il progetto non è stato in grado di cambiare le idee delle persone, perché i nomi delle persone che commentavano erano completamente diversi. Crediamo, quello che è emerso, almeno da una serie di analisi, è che chi ha commentato in maniera positiva erano persone che spesso non prendono parte al dibattito, ma che probabilmente grazie al progetto, che uno va a vedere e si trova le persone che magari conosce, o ci sono tutta una serie di dati a supporto e di informazioni non solo numeriche ma anche culturali, storiche, ha fatto sì che è servito un po' come base di conoscenza. Come voglio credere, sono serviti tantissimo tutti quei progetti come i famosi vademecum che sfatavano
il cliché dei 35 euro dei migranti, come la dashboard di Open Migration, quelli di Medici Senza Frontiere. A un certo punto tutti questi la rete è stata popolata anche di informazioni a supporto di queste persone, e delle volte è anche servito per supportare queste persone, che ammiro perché io non ho il coraggio di mettermi a discutere su Facebook, cioè ho a cuore il mio fegato, o meglio, insomma, voglio che duri il più possibile. Se cominci a scrivere su Facebook rischi che poi non cambi niente e ti fai un fegato così e vai a letto anche arrabbiato. Però stimo tantissimo quelli che lo fanno, ed è per questo che anche noi produciamo contenuti a loro supporto. E questo è il caso. Poi c'è la notizia bella è che il progetto ha vinto al tempo il Data Journalism Award. Una giornalista dell'Alto Adige mi vuole intervistare, quindi io gli racconto che anche grazie a loro il progetto ha avuto successo, perché se non c'era la loro narrazione tossica questa cosa non si sarebbe mai fatta. E la giornalista mi racconta che effettivamente loro hanno una cospicua responsabilità sociale, che però spesso affrontano con leggerezza, e quindi era d'accordissimo. L'intervista esce e indovinate un po' qual è il titolo? La Chinatown di Bolzano ha firmato il progetto, perché è un po' questo il destino, insomma, il titolista appena può te lo infila sta Chinatown, e quindi è andata così. Però per una volta almeno siamo riusciti. Chiudo con la citazione di Clay Johnson, che ha scritto un libro molto bello che si chiama The Information Diet, che fa una metafora tra informazione e cibo spazzatura. Cioè, come abbiamo imparato a educare il nostro corpo e la nostra mente, che sì, puoi andare da McDonald's, mangiare junk food, ma non è il cibo migliore per il tuo corpo. Quindi sappiamo che dobbiamo limitare un po', nutrirsi con questo cibo. Allo stesso dobbiamo fare con l'informazione spazzatura, quindi con tutte quelle news scritte per farci cliccare, per intrattenerci, ma non veramente per informarci. Quindi dovremmo fare questo spostamento di piani e applicare la stessa dieta a una dieta informativa. Vi lascio con questo monito. E vi ringrazio. Grazie mille Matteo. Non so se lo sai, è arrivata a un certo punto la domanda che chiedeva se il progetto di Amsterdam è ancora attivo. Sì, credo di sì. Adesso la cosa interessante è che loro lo stanno anche riconfigurando, cioè offrono anche servizi per i festival culturali e fanno da spostamenti, barconi. E poi hanno fatto anche un hammam molto bello nel carcere storico di Amsterdam, quindi adesso il carcere è stato trasformato in un hammam, lasciando comunque tutte le scritte sui muri, e sempre gestito da donne migranti. E poi hanno fatto un bar che si chiama Beautiful Mess, sempre di un network di attivisti, non solo a te un Castelli. Questi e altri progetti e i rispettivi riferimenti li troviamo su Design for Migration comunque. Yes, sì. Ottimo. E se ci sono altre domande per Matteo, le vediamo dopo. Claudia è molto colpita. Sì, voglio dire a Claudia che c'è il sito proprio che si chiama Lampedusa Cruises, che è il sito del progetto. Del progetto. Dove può anche prenotare un viaggio o una crociera sui canali. E passerei a Michela con il lavoro dei Creative Fighter e in generale del progetto Solo in Cartolina, che avete visto in realtà nello screenshot di Matteo su Design for Migration, dove c'era la signora che imbucava le cartoline. Inizialmente a Michela avevamo chiesto un racconto su forse la spin-off più alpina del progetto, che era Cartoline dalle Alpi, perché ci sembrava che fosse molto assonante rispetto alla presenza, come dire, che avremmo dovuto avere a Trieste e al tema delle rotte balcaniche, dall'altra parte evidentemente del nord Italia. Però è doveroso fare tutta una premessa sul progetto originario. La cosa che spoilerò, che è un po' il motivo che secondo me dal punto di vista anche strategico e tattico è utile per chi è qui e per chi seguirà poi questo webinar a distanza, riguarda proprio il coinvolgimento di comunità non dichiaratamente schierate o non palesemente posizionate, perché appunto loro sono stati molto bravi nel coinvolgere artisti, illustratori, che per quanto magari personalmente possano avere una coscienza e un posizionamento orientato al tema, magari non hanno palesato all'interno della loro attività queste posizioni.
posizioni. Li hanno, il team di Creative Fighter li ha in qualche modo stanati e non solo, li ha anche usati in modo molto intelligente per poi diventare dei gatekeeper, in qualche modo per bypassare ed entrare nelle loro comunità, che sono evidentemente più ampie di quelle, come dire, nostre di partenza. Per cui Michela, lascio a te. Grazie. Sentite il ventilatore? No. No. Ok, no, perché qua... Ciao a tutti. Intanto volevo iniziare dicendo che la signora nello screenshot del sito mostrato a Matteo è mia zia. E poi vi racconterò come è stata coinvolta in questa esperienza, e il fatto che sia mia zia è importante anche per farvi capire che tipo di campagna abbiamo creato e che tipo di persone siamo riusciti a coinvolgere per arrivare insomma un po' all'obiettivo che ci eravamo posti. Quindi dopo questo flash forward vorrei entrare proprio nel vivo di questa campagna indipendente, che vi racconterei un po' come un'avventura, perché per noi lo è stata per tutta un'estate, e che ci porterà sicuramente alla fine magari insieme a fare delle riflessioni che si agganciano ai due discorsi che sono stati, diciamo, protagonisti della premessa di Mattia e poi anche del finale del discorso di Matteo. Quindi la narrazione della complessità da una parte e l'utilizzo del linguaggio dell'antagonista dall'altra. E queste sono riflessioni che ci verranno un po' naturali vedendo quello che è venuto fuori. Vi chiedo di fare un salto nel 2018, nell'estate 2018. Dicevamo prima con Matteo che sembrano 5 anni fa e invece sono solo due estati fa. Vedete il mio schermo? Sì. Ok. Estate 2018. La criminalizzazione delle ONG è centrale nel dibattito pubblico e politico. L'ostruzionismo al salvataggio, al search and rescue da parte di enti, ma anche di voci proprie del governo, è quasi impudente, è esplicito. Tutti ci ricordiamo le unghie di Giosefa, tutti ci ricordiamo l'asso 28, i barconi, la pacchia, Lampedusa. E queste sono parole che sono rimaste e che rincontreremo poi anche in questo viaggio che vi sto raccontando. Io lavoravo in un'agenzia creativa specializzata nel non profit e nel social business che si chiama Le Atti Creative. E quel pomeriggio, come spesso succede nelle agenzie di comunicazione, volavano idee che partivano dalle letture di alcuni articoli, che partivano da suggerimenti. Come in tutte le agenzie, come in tutti i gruppi creativi, diciamo di qualsiasi sorta, trasversali, le idee spesso non vedono la luce perché sono troppe, perché c'è troppo da fare, perché fa caldo, perché siamo stanchi. In quel caso, invece, è successo che l'idea era così puntuale, ma anche che tirasse fuori e che catalizzasse moltissimo le emozioni di tutti i presenti in quella stanza in quel momento, che ha avuto la luce e si è trasformata in una campagna che è durata 3 mesi. L'idea è partita da qui. Forse vedete anche voi stessi, ecco. No. Ok. L'idea è partita da qui. Un pitch di Salvini, ripreso poi da diverse testate. Salvini allora ministro dell'interno. Quest'anno le ONG vedranno l'Italia solo in cartolina. Diciamo, era poco prima del tormentone Ollolanda. E questa frase ovviamente da creativi ci ha acceso una lampadina, perché andava a tirare in ballo quello che è effettivamente un artefatto, un oggetto vintage, molto amato dagli italiani, molto amato dai designer, molto amato dai grafici, che è la cartolina, e allo stesso tempo una espressione idiomatica molto utilizzata che poteva, secondo noi, essere ribaltata. E qui vedete che la campagna stessa parte dal, in qualche modo, la rimediazione della frase di quello che in questo caso possiamo definire come l'antagonista. Che l'approccio fosse giusto o sbagliato, strategico o no, in realtà non, in quel momento non ce lo siamo chiesti, perché questo gioco di parole, questo movimento creativo ha catalizzato completamente il nostro entusiasmo e ci ha fatti partire.
Come siamo partiti? Siamo partiti grazie all'aiuto di un ufficio stampa. In quel momento storico stavamo presentando dei progetti e lavorando insieme a un ufficio stampa di Milano che si chiama Bovindo, che è molto impegnato sul fronte del sociale, che lavora anche con The Good Lobby, e il quale ci ha detto: questa è un'idea che funziona, questa è un'idea che i giornali possono prendere, sto parlando di testate nazionali, questa è un'idea che noi ci sentiamo di appoggiare pro bono, gratuitamente, se riuscite in una notte, anzi in tre notti, a fare un logo, un layout, un'identità visiva, ad avere almeno 5 cartoline di partenza, a chiarire un obiettivo pratico e misurabile e a tirare su un sito. Ci sembrava impossibile e in realtà siamo riusciti a tirare su la squadra che in queste tre notti ha lavorato e ci siamo inventati questa campagna. La campagna l'abbiamo chiamata ovviamente solo in cartolina per fare riferimento diretto alle parole del ministro, dell'allora ministro, e consisteva nello specifico, nella prima fase, nel chiedere ai creativi, gli illustratori, i grafici, i designer d'Italia, quelli che poi dai giornali sono stati definiti i creativi, forse anche una delle prime volte che i mestieri creativi hanno avuto questo endorsement, questa definizione, delle prime volte che ricordo io, e a chiamare i creativi d'Italia a produrre delle cartoline originali che in qualche modo riutilizzassero o facessero parodia del linguaggio estetico, del linguaggio verbale, della cartolina classica trash, della cartolina vintage, della cartolina di paesaggio, raccontando quello che stava effettivamente accadendo al largo delle nostre coste, poco lontano dalle nostre spiagge, in un momento in cui si iniziava a mettersi in coda per andare al mare. La bellezza delle coste italiane e del mare italiano, con al largo un gommone mezzo sgonfiato e delle persone che hanno passato lì sopra disavventure inenarrabili. Questo era uno dei suggerimenti, in realtà poi abbiamo lasciato molto aperto questo brief, per cui poi sono venute fuori una serie di interpretazioni di questo, chiamiamolo brief, di queste indicazioni che ci hanno lasciato a bocca aperta anche per la l'ampiezza, la gamma delle espressioni creative che sono venute. Abbiamo iniziato quindi, abbiamo lanciato, grazie al primo comunicato stampa, il coinvolgimento di diverse testate appunto nazionali, tra cui La Repubblica, La Stampa, Il Corriere, L'Avvenire, contattati dall'ufficio stampa che era diventato nostro complice, abbiamo lanciato questa call for creative fighters, l'abbiamo lanciata all'interno del sito e ovviamente aprendo dei canali social sui quali piano piano abbiamo poi iniziato a pubblicare le cose che arrivavano. L'indicazione era: inviateci una cartolina che abbia un'immagine, un riferimento al fenomeno, la vostra opinione rispetto al fenomeno con, se volete, ironia, se volete dramma, se volete le emozioni che sentite rispetto a questo concetto, rispetto a questo atteggiamento, a questa narrativa, e facendo questo inviate il vostro sostegno a chi salva le vite in mare. Non era una campagna che aveva l'obiettivo di un obiettivo di policy, un obiettivo di cambiamento, di modifica legislativa, era una campagna che aveva l'obiettivo di esprimere sostegno a chi in questo momento era azzannato dai detrattori, pur svolgendo forse una delle azioni più nobili in assoluto di quel momento storico. Abbiamo realizzato il sito web appunto in una notte in cui, sul quale abbiamo iniziato a pubblicare queste creatività. Okay. Ci arrivavano creatività di tutti i tipi, ci sono arrivate cartoline realizzate su Word, disegni fatti dai bambini, cartoline bellissime su cui mancava la scritta, allora nelle notti di lavoro, perché poi di giorno noi lavoravamo, quindi di notte ci impegnavamo in certo senso a fare un lavoro editoriale su tutte le creatività. In totale ce ne sono arrivate circa 400. All'inizio abbiamo avuto un po' da discutere tra di noi, sia per questa questione del riutilizzo del linguaggio,
usiamo le stesse parole che usa il ministro, beh, in realtà la campagna l'abbiamo chiamata solo in cartolina, quindi forse è un po' tardi per farci questo problema, per porre questa questione, però è strategico, non è strategico, lasciamo libertà. Ci sono dei limiti? Ci sono dei limiti al macabro, ci sono dei limiti al caustico che vogliamo porre? Ad esempio questa cartolina Mare Morti che vedete, all'inizio avevamo pensato che fosse troppo forte e che forse la città dell'ironia sta creando un gioco di parole su questo tema con la parola morte, fosse fortissimo e forse anche controindicativo. Che cosa è successo poi? Che invece il 20 agosto, per quella logica per cui quando realizzi una campagna devi mantenere dei picchi, devi avere sempre dei momenti di attenzione e ridai una scusa all'ufficio stampa e ai giornali per continuare a parlare del tuo processo e della dinamica del tuo progetto, abbiamo lanciato un contest. Durante il contest, quindi, non erano più solo chiamati i designer e i creativi a fornirci le creatività e a lavorare insieme a noi per creare creatività sempre nuove, ma tutti quanti, i fruitori. Del design, chi vedeva e scorreva le carte campagna e poteva esprimere il proprio apprezzamento sull'una o l'altra illustrazione, sull'una o l'altra creatività. Scusate, mi sentite ancora? Sì. Ok, sì, perché è entrata una telefonata e l'hotspot si è un attimo andato in traballo. Abbiamo lanciato un contest, abbiamo chiamato il contest Vista Mare. Come vedete, la narrativa della campagna è sempre stata un po' all'interno del frame posta, ufficio postale, mondo postale, linguaggio vintage da sapore di mare, da film storico, da cartolina vintage appunto, e poi ovviamente la tematica principale, cioè il discorso migrazione e viaggi nel Mediterraneo. Il contest Vista Mare è stato lanciato con un finto telegramma che è stato diciamo, postato sui social e poi trasmesso anche dai giornali e ha portato dei risultati anche buoni da un punto di vista organico, perché noi non abbiamo messo praticamente budget nella sponsorizzazione, forse col senno di poi sarebbe stato ancora più utile perché avremmo avuto ancora più visibilità. Comunque i risultati sono stati ottimi e la cartolina Mare e Morte di cui vi ho parlato è stata una delle più votate. Le 10 cartoline più votate sono state stampate. La scusa un po' del contest era quella di far selezionare ai follower di Solo in Cartolina le 10 cartoline più apprezzate per poi poterle stampare in 10.000 copie e, come dichiarato nel primo comunicato stampa, portarle firmate dagli italiani nelle piazze d'Italia al ministro al Viminale. E così effettivamente abbiamo fatto. Queste sono alcune delle cartoline che ci sono arrivate, sono raddoppiate, ma se le volete vedere tutte sono ancora su soloincartolina.it nella sezione dedicata alla prima campagna, perché poi c'è stato uno spin-off, come ha già pronunciato Mattia. Spero che non sentiate rumore di fondo, perché c'è forse un evento qua dietro. E, come vedete, ci sono moltissime cartoline, illustrate, che sono quelle che forse hanno ricevuto più voti. Ci sono alcune cartoline che giocano con questo discorso del sarcasmo macabro, utilizzando anche fotografie storiche. Ad esempio, sono arrivate diverse creatività con la foto del bambino di Alan Kurdi trovato sulla spiaggia del 2015, con associate le parole, ovviamente, in parodia di Salvini sul discorso della pacchia. E anche qua ne vedete una che pacchia con la persona, insomma, in superficie, con questo cadavere di questa persona. Sono molto forti, alcune un po' meno, alcune di più, però abbiamo proprio percepito anche dai voti sul sito che
quello era il tipo di linguaggio che era prediletto sia dai creatori sia dai votanti. La stessa cosa non è successa poi quando abbiamo distribuito le cartoline alle persone nelle piazze che se ne potevano o firmare, lasciarcele o portarsele a casa, e ovviamente le cartoline più forti non sono state prese, perché c'è molta differenza tra, diciamo, il merchandising, l'oggetto che porti a casa tua e che appendi e che tieni in bella vista sul frigo, è un oggetto di cui condividi il messaggio, ma che in un certo senso ti provoca un'emozione forse un po' troppo forte per appenderlo. Dopo il contest abbiamo iniziato a lanciare gli eventi in piazza fisici, quindi dall'online, dai media, dai giornali anche stampati, dai giornali online, dai canali online alle piazze. Le piazze che abbiamo visitato sono state quelle di Bari nel contesto di un evento, Torino nel contesto di Proxima, Milano e Roma, e poi diversi altri piccoli eventi sparsi per l'Italia. Per lanciare gli eventi in piazza, di nuovo sempre i tempi strettissimi, in 3 giorni abbiamo scritto un video, abbiamo chiamato alle arti tutte le persone, videomaker che conoscevamo, per fortuna insomma avevamo molti contatti col mondo della creatività, e il risultato è stato questo, e ve lo faccio vedere un momento sperando si senta l'audio. Faccio prima. Non abbiamo l'audio, Michi. No. Matteo, come hai fatto? Vabbè, non importa, vi faccio vedere le immagini. Comunque c'è una musica molto ritmata sotto, immaginate. Hai visto? Sì. Devo ritrovarvi. Poi mettiamo il link al video YouTube, sì, qua in chat, così se lo possono vedere. Resume share. Ok, perfetto. Vi raccontavo di mia zia prima. Effettivamente mia zia 83 anni, è stata cooptata per la scena finale, che forse con l'audio rende ancora di più, perché cade proprio su un beat del tamburo, in cui lei è stata una delle più grandi sostenitrici della campagna e voleva davvero venire con noi e caricarsi di casse fino al biennale. E qui tra l'altro l'abbiamo fatta abbassare per dare ancora di più l'impressione. Questo ve lo racconto anche per raccontarvi un pochino l'artigianalità di una campagna indipendente che non ha fondi, e poi adesso, se volete, entriamo anche un po' nel merito del budget, di cosa significa a livello di effort, di soldi, portare avanti una campagna di questo tipo. Gli eventi nelle piazze sono stati, diciamo, accompagnati dalla presenza di una cassetta della Posta Gigante realizzata da un gruppo di maker di Roma, di nuovo pro bono, e dall'aiuto dei Sentinelli che ci hanno invitati all'evento sull'antirazzismo a Milano il 30 settembre. Quindi noi il 30 settembre eravamo in 2 piazze contemporaneamente, mentre a Roma c'era anche una manifestazione del PD. Vedete anche in basso a destra la Boldrini con un fazzolettone scout, forse, ah no, era il fazzolettone della manifestazione, e i ragazzi di Emergency. Questo ve lo racconto perché la partecipazione delle ONG è stata fondamentale ad un certo punto, ma era anche uno dei nostri obiettivi. L'obiettivo era quello di essere estremamente ecumenici e di poter ospitare sulla nostra pagina, tramite l'espressione in cartolina, le cartoline delle ONG che erano in mare tutte insieme in quei giorni, però non
non si parlavano, cioè si parlavano sicuramente dietro le quinte, ma diciamo esplicitamente non sembrava che ci fosse una cordata, sembravano diciamo operazioni, anche perché sono di una complessità estrema e ogni organizzazione, ogni barca, ogni nave deve affrontare un ostruzionismo, doveva soprattutto affrontare un ostruzionismo pazzesco. Quello che è stato per noi una grande vittoria è stata vedere i nomi di Sea-Watch, MSF, Greenpeace, Open Arms, eccetera, eccetera, sulle nostre cartoline, su questo sito, sui nostri social, e poi di vederli in piazza con noi ad aiutarci a chiedere alle persone di firmare. Le cartoline sono state firmate e riempite con i messaggi, imbucate in questa buca, diciamo, simbolica, e poi inscatolate. Il 3 ottobre ci siamo presentati in occasione della Giornata Mondiale della Memoria e dell'Accoglienza davanti a Viminale. Dopo 3 ore di attesa e l'attivazione di tutto l'antiterrorismo di Roma che si era concentrata su di noi, anche perché dietro di noi c'era un cordone di persone che non avevamo mai visto, di un'associazione che sono venute con dei cartelli con scritto Restiamo Umani, poi abbiamo scoperto essere la rete Restiamo Umani, e sono venute con noi, hanno attirato un pochino di, insomma, hanno creato insieme a noi un pochino di bagarre, un pochino di complicazione, però che è stato utilissimo anche per fare pressione, perché poi alla fine il ministro non c'era perché in quel momento si trovava ad Ostia, non sappiamo neanche perché, ma è scesa la responsabile dell'ufficio stampa che con molta serenità e grazia in pace ha preso in carico le nostre scatole con le nostre 10.000 cartoline firmate. La cosa più spaventosa di quella giornata è stato il plotone di giornalisti che ci aspettava con questi obiettivi puntati e questi microfoni, che per noi insomma, eravamo anche un po' la prima esperienza diciamo pubblica, però credo che ce la siamo riusciti a cavare. Che cosa succede subito dopo? Risposta immediata. Io ho subito screenshotato, ho mandato a mia madre e mamma, sono sul Twitter di Salvini. Una folla di manifestanti e amici dell'ONG ha consegnato oggi a Viminale le cartoline contro di me e il blocco degli sbarchi. La prima che ho pescato diceva vergognatevi. Noi abbiamo toppato perché avevamo censurato, tra virgolette, tolto dalle scatole le cartoline più offensive, perché ce ne sono state, però ne era rimasta una che tu guarda, si era girata proprio nel momento in cui un giornalista faceva la foto. E Salvini, che penso non abbia mai aperto quelle scatole, l'ha visto, si è agganciato a quel discorso e ci ha dato la sua risposta. Risposta che per me comunque è stata una vittoria. Le cartoline sui migranti a Viminale con il livore dei grafici pro-invasione, questo sul discorso di come i titolisti insomma si appropriano delle storie, le cambiano, le modificano come vogliono, ma qua tra l'altro con anche un certo fervore artistico secondo me. Collettivo di creativi produce una settantina di mini manifesti contro il ministro dell'interno, quindi riduzione, e li farà votare sul sito web. Abbiamo anche ricevuto un articolo dal giornale che chiedeva con quali soldi avremmo pagato i francobolli, dimostrando di non aver capito bene qual era la dinamica della situazione. Molto velocemente, come per fare un recap della campagna. Giugno-luglio 2018 la call per la raccolta delle cartoline, quindi grafici, designer, mandateci le cartoline. Agosto 2018 il contest delle 10 migliori, settembre maintenance, teniamo alto, ottobre facciamo gli eventi nelle piazze, anzi fine settembre-ottobre, il 3 ottobre consegna. Numeri. 30.000 persone raggiunte col primo posto organico, 50.000 visualizzazioni del video ufficiale, quello con la zia, reach 1.000 per post, 3.000 su 5.000 follower, comunque è buona come proporzione, in assoluto non è altissimo, però crediamo di essere riusciti un pochino a spezzare la bolla, perché di bolle si stava parlando anche oggi. Costo complessivo della campagna 1.500 euro, in cui inseriamo le stampe per le cartoline, i viaggi, l'acquisto del dominio e poi in realtà tutto il resto è stato insomma un lavoro di cuore, di mani e di tutti i creativi coinvolti. Ma più senza, coerenza nel messaggio, obiettivo chiaro, strategia dei contenuti e azioni inclusive, ma soprattutto non vergognarsi mai di chiedere.
qualcosa a qualcuno, soprattutto se per una causa condivisibile. Gli eventi sono andati avanti, siamo stati invitati in scuole di design a raccontare l'esperienza, a CIP a Bologna, ad altri eventi estivi, alcuni festival, continuano ad avvenire, abbiamo fatto anche altre campagne, però diciamo che questa è rimasta un pochino emblematica, anche per il momento storico, il momentum, quello che si chiama in in campaigning. Il risultato più importante, lo diceva già Mattia, è stato riuscire a catalizzare un patrimonio creativo, un patrimonio di menti e di mani là fuori che avevano bisogno di uno spazio e di un frame, di una cornice, di uno strumento anche per inserirsi, per entrare ed esprimersi sia creativamente sia linguisticamente. E questo desiderio c'è tantissimo e adesso l'abbiamo visto in lockdown quanto il fervore creativo è stato molto molto alto e forse, se posso dire, forse sono mancati un po' gli strumenti per canalizzare lo sforzo e dargli un contesto e dargli un messaggio, un obiettivo misurabile. E questa è una riflessione che secondo me ci dobbiamo portare dietro, perché quella nicchia che in realtà è molto trasversale sia geograficamente che anagraficamente che professionalmente, di persone che sanno produrre creativamente, che hanno una veleità artistica e creativa, è in realtà attiva, ha una voce, però non sempre trova i luoghi, e questo lo possiamo fare noi. Questo è il team, giusto per farvi capire quali sono le professionalità messe in campo per questo tipo di campagna. Ci hanno definito i metrapanse con lo spritz in mano, che è una cosa che è piaciuta molto sul giornale, 5 agosto. Il team è più allargato, quindi abbiamo dei videomaker, delle project manager fondamentali, eccetera, eccetera. Fase 2. Mattia, posso andare avanti? Sì, sì, ancora 5-7 minuti. Sì. Ok, andiamo velocissimi. Ci chiamano alla scuola Holden di Torino, una scuola di scrittura creativa che ormai ha diciamo, parificata a livello universitario e ha un corso dedicato al digital, alla comunicazione digitale. L'insegnamento tratto da questa esperienza è: chi sa fa, chi non sa, non fa. Chi ha bisogno di buone idee, insegna, perché è quello che succede spessissimo, che ti trovi davanti 20 ragazzi di 10 anni meno di te che ti svoltano la percezione di tutto. La collaborazione con i ragazzi della Holden, di College Digital, ragazzi giovanissimi, ci ha aiutato a dare via allo spin-off della campagna. Alcuni di noi, alcuni del core team, solo in cartolina, sono io stessa, sono piemontesi e frequentano molto le montagne di confine con la Francia. E in quel specifico momento, che era un anno dopo la campagna, nell'inverno ovviamente, un anno dopo la campagna solo in cartolina principale, diciamo, si registravano una media di 5.000 passaggi all'anno sul confine, che sono pochi, però sono molto, diciamo che si parla di un pericolo altissimo, perché il valico viene attraversato soprattutto in situazioni di neve in cui anche gli alpinisti esperti di notte, senza attrezzature, senza scarpe, senza guida, farebbero fatica ad affrontare, diciamo, sopravvivendo. Poi molti sopravvivono, riescono ad arrivare a Brianson partendo per esempio da Bardonecchia, però le condizioni a cui sono costrette queste persone per attraversare sono disastrose, ci sono spesso anche donne e bambini che valicano. Abbiamo deciso di quindi spin-offare la campagna solo in cartolina e trasformarla in cartolina delle Alpi, rendendola ancora più narrativa, quindi raccontando questa storia emblematica presa da fatti reali ma non reale di Amir e dei suoi esattamente 50.000 passi che portano da Bardonecchia a Brianson, passando per le montagne innevate, una notte d'inverno. Abbiamo realizzato il sito, che era, diciamo, il hub principale della campagna crowdfunding, perché questa campagna non aveva più solo l'obiettivo di creare coinvolgimento, chiedere alle persone di realizzare cartoline, perché le cartoline le abbiamo fatte realizzare da illustratori chiamati uno a uno professionisti, ma aveva l'obiettivo di coinvolgere
chiunque in una raccolta fondi. Questa raccolta fondi sarebbe servita all'acquisto di 100 paia di scarponi per le persone che si trovano a dover affrontare il valico e che spesso arrivano fino a Ulzio, non so, l'ultimo paesino in cui si può arrivare col treno, con l'infradito. Quindi intervistando diverse organizzazioni con cui abbiamo collaborato, che non nominiamo perché agiscono un po' nei limiti della legalità, abbiamo scoperto che la necessità erano gli scarponi di un determinato numero, intorno al 40, eccetera, e siamo riusciti a lanciare questa campagna. E nel giro di poco tempo abbiamo, nel giro di un mese, abbiamo realizzato circa 2.000 euro. Ci sono andati alcuni in produzione, pochissimi in produzione, perché non abbiamo neanche stampato questa volta, e tutto il resto nell'acquisto degli scarponi, che poi sono stati consegnati a delle organizzazioni che stavano su in montagna e che le hanno distribuite alle persone di passaggio. Questo è un piccolo video, ma forse no, mi piacerebbe farlo vedere, ma non è linkato, ve lo linkeremo. E numeri di questa campagna: 2.135 euro raccolti, 50 scarponi usati, perché nel frattempo sono partite, come spesso succede, delle campagne spontanee in cui nei bar, nelle biblioteche, nelle aule studio si sono iniziate a creare dei punti di raccolta, ma in tutta Italia, non solo a Torino, che era un po' più il centro di partenza della campagna, di scarponi usati. Poi abbiamo scoperto che insomma erano quelli nuovi erano diciamo preferiti dalle organizzazioni, ma comunque sono stati tutti impiegati. Siamo andati tutti insieme con i ragazzi della Holden a consegnarli, abbiamo riempito un garage enorme e abbiamo poi saputo che effettivamente sono riusciti a vestire i piedi di tantissime persone, poi anche essere riutilizzati. Una volta arrivati dall'altra parte venivano poi riportati indietro. Interazione media per post 35%, cioè di traffico alla landing page. Costo complessivo della campagna per noi 200 euro di spese vive. Volevo concludere dandovi una piccola ricetta. Parlavamo prima di vademecum per il debunking. Questo è un piccolo vademecum per chi ha il sogno di realizzare una campagna indipendente, non finanziata, non commissionata, e fa così. Non ve la canto, però ve la racconto. Ci vuole una chat di gruppo, è un po' la Sergio Endrigo. Ci vuole un ordinatissimo cloud, un luogo con tante cartelline con i nomi giusti. Non ci vuole una gerarchia, ma una suddivisione chiarissima dei ruoli e per ogni punto il design, cioè l'ultima parola Tizio, il wording all'ultima parola Caio, i tempi, il budget, eccetera. Ci vuole molta faccia tosta, quello che dicevamo prima, non vergognarsi di chiedere. Ci vuole un ufficio stampa, ci vuole un designer pixel maniac, che sta attento al minimo dettaglio, ci vuole Instagram, ci vogliono le facce, bisogna essere credibili anche se non si è nessuno, anche se non si è ancora nessuno, ci vogliono tante notti, soprattutto se si lavora di giorno, e ci vuole un trigger, ci vuole un fuoco dentro e una passione che per 3-4 mesi ti fa andare avanti e avere continuamente nuove idee, nuovi picchi fino alla raggiunta del tuo obiettivo. Da questa esperienza è nato il collettivo Creative Fighters, che è un collettivo aperto ai creativi, che si prefigge di realizzare circa una campagna all'anno su un tema, diciamo, di stampo, un tema dell'ambito human rights, civil rights, environment, ambiente. E Creative Fighters, diceva, è un collettivo aperto, ci si può contattare con il sito che vi metterò dopo. E con i Creative Fighters abbiamo realizzato anche altre campagne su altri argomenti più piccoli, più specifici, in collaborazione con altre persone. Il motto dei Creative Fighters è non è chi sei sotto, ma che cosa fai, che ti definisce, che se non sbaglio è un pochino il motto di Batman, però direi anche di tanti supereroi. E l'altro motto è: da un grande portfolio deriva, anzi da un grande, da un piccolo, da un medio portfolio deriva una grande responsabilità, che invece è mutuato dal grandissimo Spider-Man.
Ci siamo inventati una terminologia per quello che siamo riusciti a realizzare con le cartoline, che è il crowd campaigning, ossia una campagna che porta cambiamento tramite la produzione collettiva, la raccolta, la disseminazione di contenuti creativi prodotti da chi è coinvolto nella campagna stessa. Invece di donare 2 euro, 10 euro, 150 euro, dono una cartolina, dono un centrino, un punto croce, dono una bandiera realizzata in design, dono una maglietta, dono una canzone. E che succede? Se volete darci una mano e salire a bordo con le prossime campagne, scriveteci a questo indirizzo info@creativefighters.org. Ci sono tante campagne in cucina e stiamo aspettando, insomma, il trigger giusto per farle partire. Questo lo saltiamo e questi sono i canali della comunicazione di Solo in Cartoni Creative Fighters, e questo è Tom Hanks. Grazie mille, Miki. Tom Hanks fa sempre ridere, anche dopo che lo vedi per la 50ª volta fa sempre molto ridere. Molto affezionato. E abbiamo pochi minuti, lascerei alle domande se qualcuno dei presenti, dei partecipanti ha delle curiosità, questo è il momento. La mia unica, ne avrei mille, però me l'hai stimolata tu, Michela, adesso sul finire, è una domanda molto aperta, che è come si capisce o come si misura il fatto che siamo usciti dalla bolla. Ed è una cosa che abbiamo pensato in diversi momenti durante questi workshop, perché la risposta magari del digital marketer potrebbe essere quella, te lo dicono i numeri, no? Se viralizzi, se vai forte, se vai grosso, allora vuol dire che sei uscito dalla tua cerchia, però non è detto, nel senso che poi sappiamo che gli stessi giornali, gli stessi titolisti fanno parte di delle bolle, l'opinione pubblica, come dire, molto informata e che segue la cronaca e quindi magari ci vede in quel passaggio nella cronaca che magari è una finestra di qualche giorno, fa a sua volta chiaramente parte di una bolla. Questo non vuol dire che arrivi poi al segmento che registra un piccolo, come dire, una piccola oscillazione delle proprie emozioni e del proprio spettro di opinioni rispetto al tema, no? Però sappiamo tutti che abbiamo bisogno di delle metriche di qualche tipo, per quanto possano essere non quantitative ma anche qualitative, per capire che in qualche modo siamo usciti dalla bolla di chi già un po' è convinto. Non so se tu o Matteo avete come dire, fatto dei ragionamenti da questo punto di vista. Faccio solo una precisazione sul mio commento. Siamo usciti dalla bolla, dipende cosa definisci per bolla, perché certo. Per bolla convinta sull'istanza, no, non siamo usciti dalla bolla. Abbiamo solo rafforzato la bolla e questo è stato forse un risultato. Abbiamo stretto i legami di una bolla che si parlava poco e che aveva poche cose da seguire in quel momento, una parte di bolla. Io dicevo siamo usciti dalla bolla dei creativi, siamo usciti dalla bolla dei designer. Spesso i progetti di design rimangono molto nel mondo del design, soprattutto i progetti di illustrazione rimangono molto nel mondo della creatività delle agenzie, dei designer, degli illustratori. Quando dico siamo usciti dalla bolla, dico che abbiamo ricevuto centinaia di fogli Word, di disegni fatti dai bambini, di storie, di maestre, di un mondo altro, già convinto però. Chiaro. Matteo, tu hai un'opinione a riguardo? Non è facile, cioè non saprei dire come... Cioè, se uno sapesse come uscire dalle bolle o rompere le bolle... No, certo. Però sai cosa? Pensavo dei progetti, ne parlavamo al telefono, che alcuni progetti che avete raccontato hanno la forza di essere dei progetti molto localizzati, sì. No? Molto lavori di bottega. Allora, sì. E quello... lì... Vai, scusami. Ah, no, scusa, no. Su quello, secondo me, prima dicevo che il progetto dei cinesi ha funzionato perché è proprio venuto a Bolzano, che può essere considerato come un piccolo laboratorio sociale, nel senso che il dibattito lo riesce a misurare, le persone le conosci. Cioè, quando parli online di qualcuno, o ci sono queste pagine locali su Facebook, che poi conosci anche la persona di cui si parla. Due anni dopo abbiamo fatto un progetto che si chiama Europa Dreaming sulle migrazioni e sul fenomeno migratorio, raccontando come l'Europa tuttora lo affronti in maniera emergenziale, sebbene esista da 30 anni, e quello è stato un fallimento da quel punto di vista, perché non è mai riuscito a uscire
dal contesto, anche perché affrontava un tema molto più ampio di cui se ne dibatteva online ogni dove e veniva strumentalizzato in maniera molto pesante. Un altro progetto, devo dire, che ha funzionato in qualche modo, ma in maniera molto embrionale, è stato quello di creare degli oggetti molto inusuali. Erano delle infografiche, erano delle capsule, lo faccio vedere se trovo il sito, erano delle capsule di vetro un po' ispirate al concetto delle capsule del tempo, non so se avete presente, quelle in cui uno lascia gli oggetti per i posteri o degli iscritti. E questa era una riflessione sui migranti dove si raccontavano sempre sul tema percezioni, le statistiche reali rispetto a quelle percepite, non so quanti immigrati ci sono in Italia, quanto contribuiscono al prodotto interno lordo e così via. Lo metto qua nella chat. Uh-huh. Era un progetto di tesi, l'idea era disseminare la città di queste capsule all'interno dei negozi, il macellaio, il negozio di gioielli, e proprio con l'idea di uno vedeva questo oggetto, si chiedeva cosa fosse, poi leggeva e effettivamente sulla capsula c'era poi scritta una mini didascalia che diceva: quello che vedi non sono chicchi di riso bianchi e neri, ma sono l'attuale rappresentazione degli italiani e degli stranieri, che sono solo il 7,8% e non 35%. Però l'idea era appunto superare quel pregiudizio di conferma, insomma, che se io vado su Facebook e anche nel mio gruppo di amici mi trovo un progetto che è assolutamente distante, anzi contraddice la mia posizione, non faccio altro che skipparlo e girare pagine. Invece in questo modo avveniva nello spazio pubblico, in un luogo assolutamente neutro rispetto alla tua bolla, tipo il macellaio. A quel punto si sa mai, però da lì a dire questa persona l'ha recepito siamo molto lontani. Certo. Probabilmente ha visto sta cosa, poi ha letto migranti, l'ha rimessa giù inorridito ed è finita lì. È sempre microazioni che magari ti mettono una pulce, però forse quello di uscire dal digitale, come hanno fatto i ragazzi di Solo in Cartolina, e agire anche nello spazio fisico, civico. Poi mi ricordo che hanno fatto anche tipo delle locandine elettorali che erano state appese ai muri. E secondo me è sicuramente una risorsa, perché permette di uscire da questa polarizzazione estrema che caratterizza i dibattiti sui social network. Ottimo. Grazie mille. Se non ci sono altre domande, direi che non vedo né mani alzate né commenti. Comunque, scusa Matti, sì. Dalla bolla si uscirà solo quando riusciremo ad avere la D'Urso come ambassador. È l'unico modo. Cioè, io ce l'avevo proprio come obiettivo, invece sei riuscito a raggiungere solo Calcutta con la pesce, tutti sti indi. La D'Urso! Sì, bisogna usare dei vettori più forti, cioè... Ci arriveremo alla D'Urso. Grazie mille a tutti. È stato... No, la D'Urso no, scrive Rossella. Vedi, perché poi dividono questi siamo testimoni. Già di nuovo. Ma non importa, è strategico, non importa. Sono stati tre incontri molto intensi. Molto arricchenti. Useremo questi contenuti e questa opportunità anche per le prossime tappe, che speriamo vivamente di poter tornare a fare di persona, in presenza. Tutte le persone, come dire, che si sono iscritte, le 110 persone questa mattina che si sono iscritte a questo percorso, sommate a quella di Ferrara, verranno appunto aggiornate nel dettaglio rispetto all'evoluzione del percorso di Fuori dalle Bolle. Io ringrazio Andrea di CILD, Rossella di Osservatorio Balcani Caucaso per essere, come dire, parte e sprint di questo percorso, Matteo e Michela per averci fatto compagnia e aver portato esempi e stimoli rispetto a modalità comunicative di campagna che possiamo provare a mutuare anche nel lavoro nostro di tutti i giorni. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata e a presto. Ciao a tutti!